Bentornati al nostro tutorial sul workflow per la modellazione di un barile. Siamo giunti all'ottavo episodio. Oggi parleremo dell'esportazione delle varie texture da Substance Painter e l'importazione nel motore di gioco dell'Unreal Engine 4. E vedremo anche un primo approccio a questo motore grafico che è molto interessante. Iniziamo. Allora, per l'esportazione andiamo su File, Export, e qui andiamo a vedere i vari settaggi che si possono effettuare. Innanzitutto, la prima cosa che vedete sulla cartella Settings ci sarà il path, il luogo in cui andare a salvare le nostre texture. Scegliete pure la cartella che desiderate. Successivamente diamo template dell'output, che sarebbe un modello in cui esportiamo le nostre tipologie di mappe. Diciamo che solitamente quella più usata è la PBR Metal Roughness, ma noi utilizzando l'Unreal Engine 4 abbiamo già un setting delle nostre mappe. Andiamo a vedere sulla cartella output templates, andiamo sulla voce Unreal Engine 4. Come vedete, avremo tre mappe per ogni materiale. La prima è la mappa della base color, cioè dell'albedo. La seconda mappa riguarda l'ambient occlusion, la roughness e la metallic, tutto in un'unica mappa in cui andremo a utilizzare i tre diversi channel, il red, green e blu, così da alleggerire il peso complessivo del nostro modello. E successivamente la normal, che è una mappa a sé stante. Come vedrete, in questa tipologia non esporteremo la high map, cosa che vedremo in altri video futuri. Per il resto abbiamo il tipologia di file in PNG, va più che bene, 8 bit va bene tenerlo così, e il resto lo lasciamo in questo modo. Come vedete sulla sinistra ci sono i tre materiali di cui è composto il nostro modello: corpo, tappo esterno e tappo interno. Ovviamente li esportiamo entrambi. Qualora volessimo esportarne solo uno, basta deselezionare gli altri. Facciamo export. Andiamo a verificare la presenza effettiva delle nostre mappe. Questa è la nostra Albedo Map. Ci sono tutte. Bene, ora possiamo spostarci sul motore dell'Unreal Engine. Per quanto riguarda questo motore grafico, qualora lo vogliate, posso approfondirlo dalla base fino a un certo livello, soprattutto per quanto riguarda i materiali. Scrivetemi pure nei commenti se volete un tutorial dedicato a questo. Comunque, prossimamente ci saranno altri video dedicati in parte a questo motore grafico che apprezzo molto. Bene, questa è la schermata principale quando aprite il livello base dell'Unreal Engine. Noi andiamo a aprire un livello con anche già preimpostato il weather. Giusto appunto qualche indicazione per chi è il primo utilizzo di questo motore grafico: ci si sposta tenendo premuto il tasto destro del mouse e col tasto WASD, come se fosse un FPS. Qualora fosse troppo rapido il movimento, basta andare su Cam Speed e abbassare la velocità. Per quanto riguarda invece lo spostamento dei vari modelli all'interno della scena, ovviamente ci sono i tasti posti sulla parte superficiale della schermata. Ovviamente c'è il classico Move, Rotation e Scale, che possono essere liberi o comunque vincolati a una determinata posizione per ogni movimento che facciamo. E ora andiamo a creare
una nostra cartella, io ho una mia cartella My Assets in cui all'interno vedo tutti i miei modelli. Andiamo su Mesh e creiamo una nuova cartella, la chiamiamo ovviamente Barrel Oil. Prendiamo il nostro modello, lo trasciniamo letteralmente all'interno della cartella desiderata, lasciamolo pure importato così com'è, non serve modificare nulla, al massimo andiamo a scalarlo successivamente e vediamo che ci importa i tre materiali ovviamente che erano di base che avevamo creato all'interno ancora di Blender. Andiamo ad importare anche le texture appena create e andiamo a fare un drag and drop del nostro barile all'interno della scena. Potete anche visualizzare il wireframe, ci sono tutte quante le impostazioni, le varie visuali, come poi provate un attimo anche voi, è tutta quanta una questione di pratica. Per quanto riguarda l'interface di questo programma, apriamo il barile e questa è la preview all'interno di questo software. Ovviamente ora andiamo ad eliminare i materiali base che avevamo creato precedentemente su Blender e andiamo a crearne altri tre nuovi da parte nostra. Semplicemente cliccando col tasto destro del mouse su uno spazio vuoto si aprirà una serie di scelte e andremo a selezionare New Material. Aprendo questo new material vediamo che c'è una barra in cui ci sono tutta una serie di nominativi che sono le varie mappe che si possono legare a questo materiale. Ora semplicemente andiamo a prendere le tre mappe del Barrel Oil base, cioè del corpo del nostro barile, e facciamo un semplice drag and drop delle stesse all'interno del nostro editor del materiale. La prima ovviamente è il base color, semplicemente andiamo sul punto RGB e trasciniamo il cursore su base color. A sinistra abbiamo una preview dell'immagine ovviamente. Mentre per quanto riguarda la normal map andiamo a fare la stessa cosa che abbiamo fatto con il base color. Nel red channel abbiamo l'ambient occlusion, nel green channel abbiamo la roughness e nel blue channel abbiamo la metalness. E poi facciamo un save e andiamo a salvare il nostro materiale. Poi prendiamo il materiale e facciamo un semplice drag and drop all'interno della preview del nostro barile. Vedete che si illuminano i tre materiali e noi lo andiamo a mettere sul terzo, che è quello relativo alla base, ovviamente. Questo è il materiale base del nostro modello. Ovviamente lo vedete molto lucido e ovviamente non realistico come materiale, in quanto non abbiamo ancora settato il material. Nel prossimo video vedremo proprio come settare il nostro materiale, soprattutto per quanto riguarda la roughness in questo caso, ma applicabile un po' a tutto quanto, e vedremo anche come creare una preview quasi come se fosse un render
del nostro modello, sempre qui all'interno dell'Unreal Engine. Come sempre, se vi è piaciuto il video mettete un like, iscrivetevi al canale e, come vi ho detto, commentate pure che tipo di approfondimenti volete, soprattutto per quanto riguarda l'Unreal Engine, visto che questo video trattava questo argomento. Se volete un tutorial dedicato, scrivetemi qua sotto, vedrò di accontentarvi. Al prossimo video.